Il sentimento che provavo e che risuona ancora dentro di me diceva: ce la stai facendo. Ero gettonata, mi divertivo e amicizie e amori non mancavano. Con una dozzina di soci creiamo l'Elton, ubicato in un ex garage del centro. Il club parte con un mix di musica alternativa e del miglior cantautorato italiano, dunque De André, De Gregori, Puccini, ma anche Wu, King Crimson, Deep Purple. Creavamo delle serate dedicate gratuite con consumazione quasi obbligatoria, da dove recuperavamo i soldi per l'affitto. Chiaramente io, da egocentrico che sono sempre stato, facevo DJ insieme a Tonino Marciano, altro socio fondatore. E da lì altre gratificazioni, al punto che ero diventato un angolo per passare ore con nuove ragazze. Ma pian piano la voce si diffuse. Iniziamo ad aprire nei fine settimana con la disco e venerdì con musica dal vivo. E vennero a fare eventi Peppe Barra della nuova compagnia di canto popolare, il giovane Tony Esposito, il coreografo e regista Franchetto Silvestri, sempre che lo conosciate anche voi. Così diventammo il primo club amatoriale di Cava insieme allo Splash. C'era anche il club universitario cavese, ma con target filo governativo. Il clima favorevole aiutò a far diventare l'Elton una realtà sempre più importante. Io lo lasciai per venire poi a Milano, ma ho saputo da Tonino che sono andati avanti per una decina di altri anni, sino alla chiusura a metà degli anni '80.